Alla presenza dell'arcivescovo di Salerno, Andrea Bellandi, si è parlato del percorso tematico proposto all'interno del programma di incontri, il Festival della Teologia Itinerante, che si svolge nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, e dell'artista cilentano scomparso nel 2016. A Caggiano, per la mostra Ecce Homo, il Vangelo nelle opere di Andrea Guida, un artista che interroga l'uomo e trova il mistero di Cristo. È verissimo questo, e questo è possibile proprio perché il mistero di Cristo ha raggiunto l'uomo, e quindi sono due realtà da quando Dio si è fatto carne, si è fatto uomo, che non sono più disgiungibili. Guardando l'uomo in profondità, come lo ha guardato l'artista Guida, prima o poi ci si imbatte nella figura di Cristo. E per questo appunto la mostra Ecce Homo è il contraccolpo, possiamo dire, che l'artista, dopo per anni aver guardato, studiato l'umanità, soprattutto l'umanità contadina, è il contraccolpo che ha sentito di fronte alla figura del Cristo sofferente in modo particolare. Ecce Homo è il Cristo che prende su di sé il nostro male, ma nello stesso tempo anche che dimostra tutta la compassione e la misericordia di Dio. Questa mostra si inserisce in un percorso più ampio che è quello del Festival della Teologia Incontri, che coinvolge le tre diocesi del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, quindi la diocesi di Salerno, Campagna Acerno, di Vallo della Lucania e di Teggiano Policastro. Un modo per la Chiesa di essere nell'agorà, essere tra la gente per portare la bellezza di un'esperienza, l'incontro di Cristo. È vero, e proprio perché questi sono territori raggiunti da tante persone, particolarmente nel periodo di vacanza, allora è giusto, direi è un dovere, una responsabilità che noi cristiani sappiamo anche offrire occasioni di riflessione, di meditazione, di rientro anche in se stessi, in modo che questi mesi di riposo non siano semplicemente mesi di così passati a ricercare il divertimento per il divertimento o lo svago superficiale, ma anche occasioni appunto per conoscere meglio se stessi e per godere, direi, ancora di più del riposo e della natura che Dio ci dà. Tra gli ospiti presenti, Lorella Parente, responsabile ufficio cultura e arte dell'Arcidiocesi di Salerno, Campagna e Acerno, Maria Vittoria Lanzara, dell'Azione Cattolica Diocesana di Salerno, Antonio Guida, figlio dell'artista, nonché il parroco di Caggiano, Don Angelo Maria Adesso, e il sindaco Modesto Lamattina. Il Festival della Teologia Incontri ritorna a Caggiano, raddoppia perché abbiamo avuto sia la serata in piazza, diciamo la serata pubblica il 3 agosto, e poi questa mostra aperta fino al 15 agosto con un momento di confronto anche insieme al Vescovo di Salerno per la mostra Ecce Homo. Quindi un modo anche del Comune di Caggiano di ospitare questo evento. Per rivendicare la bellezza, le bellezze che sono all'interno del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. Certo, io ringrazio Vito, ringrazio tutta l'organizzazione per queste bellissime serate. Ricordo 2 anni fa con la presenza di Don Alessandro che purtroppo ci ha lasciati, ma voglio dire anche sono state bellissime esperienze di formazione cristiana. Ci fa onore anche l'apertura della Chiesa di Santa Caterina, dopo 1 anno e mezzo l'abbiamo aperta proprio per ospitare questa bellissima mostra Ecce Homo. Voglio ringraziare ancora una volta Vito per l'attenzione e voglio strappare una promessa anche per l'anno prossimo per ripetersi dell'evento. Grazie.